Bella ragazzi. Bella ragazzi. Come evitare che una grande superficie metallica si arrugginisca? Ebbene, in uno dei video scorsi vi abbiamo fatto vedere la fosfatazione che crea questo bellissimo supporto e utilissimo anche per far aderire vernici al posto dei primer. È molto resistente, resiste alla corrosione e non fa creare appunto la ruggine sul metallo. Il problema di questo trattamento è che si fa a 81 gradi di temperatura in un bagno, appunto ci vuole una vasca. Ci avete chiesto in tanti come fare per poter fosfatare del metallo, come potrebbe ad esempio essere un telaio di una moto, di una bici, una struttura metallica fatta di scatolati o cose del genere, un pannello grosso di metallo a freddo. E quindi oggi vi faremo vedere come attuare questa procedura e avere questa pozione magica che ci salverà da tantissimi problemi di corrosione e di ruggine. Questo trattamento abbiamo parlato di metallo perché si fa sul ferro, ghisa e affini, non sull'inox, e si fa anche sullo zinco. Con questo metodo qua riusciamo a fosfatare lo zinco e anche la Zamac, cioè lo zinco. Questa qua è una vite zincata, poi vedremo come viene. E questa qua è un pezzo di Zamac. Carburatori delle moto, ad esempio, anche delle auto ancora non a iniezione avevano, e anche tanti elementi su una moto sono sempre in questa lega o su un'auto. E inoltre, già sapete che la zincatura rende difficilissimo, rende difficile far ancorare le vernici. Esistono dei primer come questo per la lamiera zincata e leghe leggere, non tanto la Zamac quanto l'alluminio. La Zamac è ancora più difficile da verniciare perché ha un aspetto grasso quasi, e è un problema. E risolviamo tutto. Tra l'altro, questi qua a me fanno schifo perché non sono così efficaci. Si staccano poi alla fine dai metalli. Si staccano e se si dà in strato spesso, ancora peggio, poi un colpo si stacca per un pezzo. Mentre con questo sistema qua possiamo trattare le zincature, la Zamac, e verniciarle, oppure lasciarle tal quali senza verniciatura, tipo uno che si pulisce un carburatore della moto, se lo lucida, se lo pulisce tutto, poi può fosfatarlo e poi vedrete che aspetto assume, diventa opaco o particolare. Cosa ci servirà per questo prodotto? Allora, ci servirà dell'acido fosforico 80 o 85%, dello zinco metallo che lo si trova un po' ovunque. Qui abbiamo ad esempio delle fascette che venivano utilizzate molto tempo fa per legare i cavi telefonici, a volte se ne trovano ancora in giro. E si può andare in un'industria che vende metallici, dei metalli, chi fa anche bare di zinco potrebbe darvi qualche striscetta di scarto di zinco. Si riesce a trovare in varie forme. Oppure c'è un sistema: comprate una pila di quelle torcia, quelle grosse, la smontate tutta, ci saranno tutti dei granuli di zinco al centro, li tirate fuori, li lavate in tanta acqua, passate in altra acqua, li lavate, quello è zinco estremamente puro. Altra cosa, esistono anche le pile zinco-carbone, il contenitore delle pile zinco-carbone è appunto di zinco, quindi si può Sì, l'involucro. Io parlavo prima di quelle alcaline, che alcaline, invece sì. lo zinco lo hanno al centro. Quindi abbiamo detto acido fosforico, zinco e nitrito di sodio che si può trovare eventualmente in qualche negozio di chimica. A volte i macellai, quelli che fanno salami, hanno sia il nitrito che il nitrato di sodio per conservare e dare colore rosso alla carne degli insaccati. Bene, procediamo adesso con la preparazione. Vi abbiamo preparato questa ricetta per 1 litro di prodotto. Serviranno 50 ml di acido fosforico e dovranno sciogliere circa 24 grammi di zinco metallico. Potrebbe avanzarvi dello zinco.
Noi adesso prepareremo innanzitutto una proporzione un po' più piccola, perché con 200 ml già riusciamo a fosfatare parecchia superficie metallica. E quindi utilizzeremo allora per 200 ml 10 ml di acido fosforico e ci serviranno 4,8 grammi di zinco. Quindi qui abbiamo un pezzo avanzato, 2,4. Quattro e due, 4 e 6, 4 e 78, ci siamo. Non serve una Ma precisione sì, assoluta. tanto un po' ne avanza sempre, se se ne mette un po' di più, ne avanza di più, bisogna poi levarlo quando ha finito di reagire. Per farlo sciogliere in maniera un po' più rapida, lo tagliamo a pezzettini piccoli. E purtroppo questa è una cosa che ci metterà un paio di giorni a sciogliersi completamente, per cui questa va preparata prima. Però Ok. se noi vogliamo anticipare, anzi metterci magari un'oretta solo, Vi diremo un trucco. anche o due, c'è un trucco. Allora, mettiamo lo zinco nell'acido, non ha reazioni violente, non è niente di. Anzi, dopo un po' di tempo si mette a friggere, a fare un po' di bollicine. Vedrete che comincerà a fare qualche bollicina. Vi consigliamo di prendere un contenitore molto più grande del volume del liquido, perché dopo qualche ora o addirittura il giorno dopo comincerà ad addensarsi il liquido e si formerà una schiuma che salirà verso l'alto, per cui questo contenitore non è indicato. Adesso noi finiremo di scioglierlo con un metodo alternativo. Per accelerare il processo per sciogliere lo zinco abbiamo semplicemente usato un agitatore chimico con un'ancoretta magnetica e questo anche la piastra riscaldante, per cui tenendolo intorno ai 50 gradi e continuamente agitato, lo zinco si scioglie in circa un paio d'ore. Vediamo qua che ormai sono rimaste proprio delle micro pagliette non sciolte. Probabilmente perché avevano un po' di ossido sui bordi, però per la maggior parte ormai è sciolto. Ok. Adesso questo lo aggiungeremo All'acqua. all'acqua. Diventa una soluzione grigia molto densa, potremmo fare anche così. Così si fluidifica un po' e rimane lo zinco non sciolto sul fondo. Qua. Vedete che la parte acida è molto più sciropposa, rimane sul fondo. Facciamo ancora un lavaggio. E ora per 200 ml di soluzione dovremo aggiungere 0,4 grammi di nitrito di sodio. Si presenta così un sale molto igroscopico, non tenetelo in contenitore di carta perché sennò si bagna tutto e si scioglie con la sola umidità atmosferica. Quindi per farne 200 ml a noi ne servono 0,4 grammi, veramente pochissimo. Ah, questo tipo di fosfatazione, a differenza di quello del precedente video, è diciamo più di bocca buona, se si può usare l'acqua del rubinetto. Ok. Nell'altro video abbiamo usato acqua demineralizzata. Andiamo a mescolare. Vedrete che si cominceranno poi a formare dei microcristalli trasparenti che
si continueranno a precipitare nella soluzione. Come è avvenuto qua. Vi si formeranno magari in superficie, poi mescolando vi renderete conto che scenderanno verso il fondo. Poi si possono separare, basta. Non danno comunque problemi anche lasciarli nella soluzione. Ecco qui. Ora direi liberiamo tutto il campo e poi possiamo cominciare a fosfattare dei pezzi che abbiamo preparato. Mi raccomando, una bella pulita agli oggetti con del solvente nitrito. Non è molto problematico questo tipo di fosfatazione, perché poi si spennellerà e quindi anche se c'è qualche residuo di unto, a forza di passarci la nostra soluzione, questo unto se ne andrà. Ideale per grosse superfici che poi verranno verniciate, specialmente superfici di ferro zincato o di ferro. Quindi avremo protezione, nel caso del ferro, protezione della fosfatazione più vernice. Nel caso del ferro zincato, protezione della zincatura, fosfatazione e vernice. Qua abbiamo un pezzo di scatolato, tipo questo, l'abbiamo pulito con il solito sistema dell'acido cloridrico che abbiamo fatto vedere nell'altro video, acido cloridrico diluito, poi magari ammoniaca per neutralizzarlo, sciacquare, poi neutralizzare con ammoniaca, poi sciacquare. Ok. Adesso iniziamo. Allora, appoggiamo qua, tanto bagneremo un po'. Allora, praticamente bisogna iniziare a spennellare. Come vedete sta già cambiando colore. In certi punti cambia colore, ecco. Allora, questo trattamento deve essere fatto bagnando gli oggetti o le superfici da trattare. Sta già cambiando colore anche lei. E però tenendole umide. Bisogna sempre, sempre, adesso non sto a farlo su tutti i lati, sempre tenerle umide. Perciò l'ideale è farlo in un ambiente umido, perché non deve seccare questa roba qua. Poi quando comincia a fosfatarsi, l'acqua aderisce di più, come ho già fatto qua. E adesso andiamo avanti per un po'. Ogni tanto lasciamo anche riposare, si ritira come vedete, poi torniamo a darle. Bagniamo ancora un po' questa. Ancora un po' questa, ci vediamo tra un po'. Come vedete, anche qua l'acqua adesso aderisce a tutta la superficie, perché è diventata una superficie praticamente idrofila, mentre prima repelleva l'acqua, stava separata, l'acqua, la soluzione, ma anche l'acqua. È per questo che anche le vernici si ancorano perfettamente a questo trattamento, e così anche il grasso, l'unto. Bisogna, per esempio, se non si vuole verniciare, conviene spalmare di grasso, lasciarlo un certo periodo, un giorno, che se lo assorba nella porosità tra i cristalli che si formano, e poi si toglie l'eccesso di grasso ed è pronta, senza verniciarlo in questo caso. Adesso andremo a lavare questi pezzi e poi vedremo, perché abbiamo già visto, in questa vite qua vedremo una cosa interessante, e tutti i piccoli cristalli di fosfato, andremo a vedere nel dettaglio. Ok, andiamo a lavare i nostri pezzi. Non è corrosivo per le mani questa roba qua, non c'è niente di pericoloso. Allora, interessante questi punti che sono rimasti lucenti, perché questo pezzo di Zamac avevo tentato, fatto degli esperimenti per poterci saldare a stagno. Se l'era preso in certi punti non bene, poi un giorno studierò meglio la cosa,
ed è penetrato lo stagno, quindi lo stagno non è trattabile con la fosfatazione, sono rimasti questi punti lucenti. Come vedete qua, questo pacco bellissimo, le righe purtroppo c'erano, non ho voluto lucidare, asportare, se no ci volevano 2 ore. E questo è l'aspetto della Zamak sfosfatata. Il ferro fosfatato ha questo aspetto qua, ruvido, opaco più che altro, più che ruvido. Come vedete, dove non è arrivato il trattamento, è rimasto tal quale. A questo punto, questa qua non è della stessa marca del primer, questa qua è una vernice acrilica. Poi, niente, adesso possiamo dire che questo si può poi mettere in un contenitore chiuso, si può conservare tantissimo tempo, tipo questo qua già un po' di tempo. Questo punto vi facciamo vedere nel dettaglio la vite. Come avete già visto nell'altro video, si formano dei piccoli cristalli di fosfato di zinco in questo caso. E che sono quelli che poi tengono ancorate le vernici e quelli che ricoprono la superficie e la proteggono. Vedete la superficie che sembra quella di una lima diamantata. Quelli sono tutti cristalli di fosfato che si formano, che si attaccano saldamente alla superficie. Se vi serve qualcosa di quello che abbiamo utilizzato, penso che riusciamo anche a trovare degli anodi di zinco per chi non riesce a procurare siero zinco. Queste cose qua, metteremo dei link in descrizione al video. Abbiamo dei kit di Becker, abbiamo l'acido fosforico, per chi vuole dotarsi di un agitatore chimico è utilissimo per tantissime cose, infatti lo troverete spesso nei nostri video. E vi invitiamo a mettere un bel like su questo video se vi è piaciuto. A iscrivervi al canale se vi piacciono altri video di questo canale. Noi faremo moltissimi trattamenti ai metalli, li potrete trovare anche nei nostri video passati. E per chi volesse fare una donazione può collegarsi alla nostra piattaforma Ko-fi, o troverà anche il link qui sopra nel video, e potrà offrirci un caffè. A questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella Bella, ragazzi! bella ragazzi.